Matrimoni. Quanto sono belli i matrimoni, soprattutto la parte dove si va a mangiare al ristorante. Certo, se al matrimonio ci vai da invitato è solamente una pacchia, vai lì, ti guardi la cerimonia, mangi, ti diverti e finisce tutto. Se invece sei tu che devi sposarti oppure un membro della tua famiglia e quindi devi occuparti anche tu dell'organizzazione, in quel caso inizia a diventare un po' più difficile, tipo con che tema facciamo il matrimonio, dove ci sposiamo, gli invitati, come lo organizziamo. Tutte piccole cose che possono farti uscire fuori di testa. Eppure ragazzi, ci sono coppie la cui inventiva è andata proprio oltre il limite. Gente che magari è appassionata a qualche brand oppure a qualche particolare film, anime, manga. Esatto, oggi parliamo di Pokémon ragazzi. E di matrimoni. Parliamo di matrimoni Pokémon. Era già da qualche mese che vedevo questo video girare sulla home di YouTube America. Un po' di qua, un po' di là. Molte persone ci hanno fatto le reazioni oggi. Penso sia arrivato il mio turno. Matrimonio cringe con i Pokémon. La reazione di Dlarz. Perché il mondo ne aveva proprio bisogno, certo. Il video si chiama Pokémon Wedding e ha 140.000 visualizzazioni. E c'è già il mio like. Perché avevo visto tipo i primi secondi e già tipo... No, non voglio vederlo tutto. E invece oggi me lo vedrò proprio tutto. Ok, il tipo e lo sposo è uno smoking con il logo del Team Rocket. Poi c'è una mediatrice che stanno mandando in campo i loro Pokémon dicendo I choose... Sydney, choose you. Oh mio Dio. No, quella è vestita da Squirtle. Ma che cavolo sto vedendo? No, vabbè. Vabbè, questo è carino con la bambina. Ha un po' più senso di quello di prima, veramente. Da che Pokémon è vestita la tipa? Dai, reagisci, uomo. Non reagisce. Oddio. Oddio, un Marip. Oh, sto cringiando troppo. Guarda come si attaccano, tipo così. È arrivato il professore. Oh, mio Dio. Ah, e quelli sono gli sposi. Mazza, la ragazza, tipo... È tipo il doppio più alta dello sposo. Gli ha chiesto se è un maschio o una femmina e lui ha detto femmina. Eh no, maschio. Prometti di essere lo shoulder del suo slowbro. Cioè perché gli morde la coda. Wow, questo è carino però, non è cringe. Allora, diciamo che finora era cringe solo il pezzo in cui si combattevano. Ok. Prometti di essere la sua Nidoqueen e lui il tuo Nidoking. Questo è carino, non è cringe. Dai, ci sta. Un matrimonio tra due appassionati di Pokémon, però le lotte tra gli invitati, che magari gli invitati nemmeno se li cagano i Pokémon, e tu vai lì a dire... Durante il matrimonio ti va di fare questa scenetta dove tu devi andare a fare degli attacchi con... Cioè... No! Oh... Promettete di stare insieme nella vittoria e nella sconfitta e di essere l'una il partner dell'altro, proprio in gioco, come con le frasi dei giochi, oh mio Dio! È una cosa dolce, è un po' da nerd, ma è dolce! Ok, ha qualcosa da dire al marito. Cosa dice? Ha il bouquet è una Pokéball. Parte la musica di Pokémon! La sigla, la prima sigla. Ah, però dai, quanto amore ha dentro di lei. Allora, in un momento mi fanno cringiare, ma poi il mio animo tenero viene fuori appena gli dice cose dolci. I love you, beh certo. Mamma. Che cosa carina, dai. Wow. Stanno facendo la cosa della squadra Genius.
Ma stanno mischiando due robe che non c'entrano niente, Dragon Ball e Pokémon. Cioè che poi quello lì, quello col camice, è il vero professor Birch, raga, porca miseria, è lui. Ah, ok, si sono baciati perché stavo dicendo, ma cosa, vi date il 5? Ok, ok, qui siamo completamente nella mood matrimonio normale senza robe nerd, perché sta cantando una canzone normale. Of me. Ok, allora sono io cringe. Oh, ma che carini. Cioè, lui è minuscolo in confronto a lei, ma sono troppo carini. Cioè, dai, guardateli. Guarda lui con lo smoking bianco logo Team Rocket. Lei poteva vestire qualcosa un po' più a tema Pokémon, in effetti. Lei è andata proprio con un vestito normalissimo. E poi c'è il lento alla fine con la ragazza Marip dietro che fa il video. Fantastico. Le ho viste proprio tutte dalla vita. Il taglio della torta Pokéball! Oh yes! Che bella, poi ha due piani. Io non so se avrei tutto questo sbatti. No, io sicuramente prenderei un wedding planner e gli direi: guarda, fai un matrimonio carino, beditela tu. E ora si balla con single ladies. Per un matrimonio, single ladies. Ah beh, giustamente perché deve lanciare il bouquet, ci sta! Sono intelligenti questi qui, eh! Ma sono tre ragazze a prendere il bouquet? No, deve prendere una ragazza Squirtle! Ma non vale! Ma non vale! La ragazza Squirtle! Aveva tutto il diritto di incontrare uno Squirtle maschio con gli occhiali da sole! Non è neanche un Pokémon que... No! No, gli sto facendo la proposta al matrimonio di un altro! Non ci credo! Cosa stai facendo? Ah, ragazzi, gliel'ha data apposta il bouquet, gliel'ha data apposta, si è messa d'accordo con lui. La sposa si è messa d'accordo con lui. Ma che cosa carina! Rompevo il finale! Lei che dice... Ah, perfetto! Proviamo con la roba tipo... Ah, abbiamo fatto? Lo so, fare le foto tutte di seguito è una rottura. Sì, ma devo rivedere un attimo questo pezzo perché veramente qui il cringe era... Questa è la parte più cringe di tutte. Oh! Oh! Ma il pezzo veramente più cringe. Oh! Comunque ragazzi, al di là di tutto, cioè, ok, è cringe come vi avete detto. In effetti ho cringiato. Però il finale, ragazzi, è troppo dolce. Cioè, non si può. Non si possono prendere in giro. Si è pure messa d'accordo con il tipo per dare il bouquet e fargli fare la proposta al suo matrimonio. Poi hanno tagliato la torta. Quando ballavano erano troppo cute. Ho un misto dentro tra cringe e cuteness. Quindi non so. So già che alcuni di voi, magari nei commenti, mi diranno: Dlarz, fai anche tu una cosa del genere? Il matrimonio Pokémon? No! Io mi guardo real time, quindi il mio matrimonio sarà nel castello delle cerimonie, dove c'era il boss delle cerimonie, con Donna Imma e tutti gli altri protagonisti della trasmissione, cavolo.